Mister Stefano Protti, mister, ancora l'eco dell'ottimo pareggio ottenuto a Cesena, il quinto risultato utile, una Fermana veramente pimpante, ma c'è da resettare, diciamo, tutto, perché arriva un big match per noi, uno scontro diretto importante come quello con il Montevarchi. C'è ancora da puntellare la classifica. Sì, c'è da fare ancora, come abbiamo detto domenica dopo la partita, tanti punti per arrivare al nostro sogno. E affrontiamo uno scontro diretto in una settimana difficilissima, perché ci sono tre partite e purtroppo non ci arriviamo benissimo a livello numerico, perché abbiamo diversi acciacchi e sicuramente qualche assenza pesante oltre a Misuraca, però il gruppo è sano e lavora bene. Ho pienamente fiducia nei ragazzi che ho a disposizione, perché sono dei ragazzi di valore, sia in campo soprattutto fuori. Mister, Aquila Montevarchi che arriva da una sconfitta in un momento un po' difficile, ma è una squadra sicuramente che può creare problemi, una squadra che verrà con il dente, con il coltello fra i denti, perché ha bisogno di punti. Sì, beh, sono una squadra difficile da affrontare, l'abbiamo già vista l'andata e inizialmente i primi 20 minuti ci ha messo in grosse difficoltà, dopo abbiamo fatto meglio noi, poi dopo ci ha ripreso alla fine, perché anche una squadra a livello caratteriale molto importante, c'è struttura, ha fatto già qualche acquisto e come tutte le altre squadre che sono sotto si stanno muovendo tutte anche in maniera massiccia. Per noi dobbiamo continuare sulla nostra striscia con il nostro gruppo e sperando di riuscire ad arrivare al nostro obiettivo, come ho detto tanto, che per noi sarebbe come vincere la Coppa dei Campioni. E domani è un altro step importante in una settimana difficilissima. Settimana difficilissima, mister, tre gare in appena 7 giorni, di cui due anche con trasferte importanti, ci sarà da serrare i ranghi sicuramente. Sì, e questo, come ho detto prima, la cosa che mi dispiace di più, non avere tutti gli affettivi a disposizione di poter allenare, perché poi io come mentalità mi baso solo sull'organizzazione, sulla corsa e su quello che riesco a fare e incidere dentro il campo. Insomma, quando non ho i ragazzi a disposizione, questo mi crea un po' di tensione e in una settimana che sarà difficilissima, come ho detto, perché poi avremo due trasferte e dopo questa settimana verranno meno tre partite e si comincerà a delineare molte cose della nostra stagione. E anche domani, mister, è prevista qui al Recchioni un'ottima cornice di pubblico. Erano in tanti anche a Cesena e vi hanno sostenuto, saranno tanti anche domani con il Montevarchi. Sì, e domani ne avremo veramente bisogno. Mi appello ancora più una volta, anche se sicuramente non c'è bisogno. Domani, con le nostre problematiche che abbiamo e abbiamo vissuto questa settimana, mi auguro che ci diano ancora una mano e siano il 12° uomo in campo e capiscono la situazione e ci diano una forza incredibile, che questi ragazzi ne hanno bisogno, magari già dal riscaldamento.